Torniamo insieme, torniamo in diretta, in cosa succede, torniamo anche con voi, 011 95 74 522. Saluto tutti i miei ospiti che sono con noi, dalla dottoressa Camilla Scalco, nostra psicologa. Ciao Camilla, ben ritrovata. Ciao Vladi, buongiorno a tutti, buona Insomma, mattinata. paura, 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 si parla di quello Paura si su... parla di quello, io invece vorrei chiedere ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori, cosa ne pensano delle donne forti, giusto per spezzare, Oh. visto che si parla sempre di Insomma, si stava Lucrezia, parlando di Lucrezia, Lucrezia. come ne pensate delle È donne forti? vero, Spaventano, non spaventano agli uomini, alle donne, insomma, così, insomma, ci facciamo un'idea un pochino mi più. piace. Buongiorno Alex da Duzio. Però vedi che fanno del male lo stesso. Aspetta un attimo, dottoressa Camilla. Allora, premetto che comunque tantissime persone hanno l'abitudine di guardarsi sempre intorno e sono comunque sempre sull'attenti e questo non è un fatto negativo, può dare fastidio, ci si possono fare delle domande perché comunque viviamo in una società in cui bisogna comunque stare sempre attenti, però la paura serve proprio a questo, serve a farci sopravvivere. Se noi non avessimo paura non saremmo attenti abbastanza da, per esempio, non andare sotto una macchina quando attraversiamo la strada, piuttosto che in pullman quando insomma possiamo Certo. essere scippati piuttosto che Certo. aggrediti o cose insomma. Grazie, grazie Ciao, Angela. buona giornata a Grazie tutti. mille, grazie e buona giornata. Sì, Dottoressa Camilla vuole fare una domanda. vorrei farle una domanda, Come Carla. mai vi sento così male stamattina? Non lo so. Marco, fai qualcosa. Allora, il nostro tecnico. Allora, intanto sentiamo la Nel domanda. corso, volevo sapere se la signora Carla nel corso degli anni, nel corso della vita, ha comunque affrontato delle esperienze o quali esperienze l'hanno cambiata, se il suo carattere ovviamente in qualche modo si è mitigato. No, io no, a me non mi hanno mai cambiato Sempre nessuno. uguale. No, Sempre no, così. io sono nata così, il mio carattere è Bravissima. così. E se posso dirle, c'è una cosa sola che mi ha cambiata, ma non in questo senso qui. È stato il dispiacere di mio marito, il dolore di mio marito, che Vladi lo sa, ma questa è una cosa che le ho detto parecchi anni fa. Sono partita con la valigia per le vacanze e sono tornata con la bara di mio marito. Oh mamma. Ecco, quello, ma lì non... Cioè, non è da paragonare a quello che stiamo dicendo oggi. No, no, no. No, Il mio certo. carattere, io perché la capisco Lucrezia, la miro e potremmo anche dare fastidio a delle persone con la nostra. Gli altri la vedono come aggressività. Noi invece ci esprimiamo, forse un po' colorite qualche volta, ammettiamolo. Però siamo fatte così, però io ammiro le persone che ti dicono quello che pensano, non quelle che stanno troppo Certo, ma zitte. c'è Ciao anche una a voi notizia tutti di ultima quanti, un ora. bacione. Stavo Ciao. notando che stanno intervenendo tutte le donne che si rispecchiano con Lucrezia a questo punto, no? Perché si sentono loro Sì, da forti, messe quasi all'angolo, additate, insomma. Ma secondo te una donna potrebbe chiamare e dire: guarda che io mi faccio mettere i piedi in testa, insomma, sono debole, Però sono una... magari Non prendersela con... Vabbè, io ne conosco una No, ma no, ma che scrivono non anche ha problemi. Ma Sì. scrivere è una cosa. Ma lo so. Chiamare per dire: Lucrezia, mi stai sulle beep, ecco, è un'altra. Ma non ci sono Insomma, problemi, non mi sono mai preoccupata di piacere agli diventa altri. difficile. Vi voglio dare una notizia dell'ultima ora perché è accaduta una lite. Cosa c'è, dottoressa? Cosa c'è, Vedi come Camilla? dopo un po' basta. No, vabbè, Come adesso dopo un po' dopo, basta? dico appunto a una certa età, magari un pochino più sereno Ma bisognerebbe. soffrendo di Adesso, vabbè, Alzheimer. infatti, è una battuta Certo. per sdrammatizzare, perché chiaramente si tratta di persone con problemi magari di demenza senile, di Alzheimer, che purtroppo rischiano di farsi veramente male, anche se sono deboli fisicamente. Quindi maggior ragione, attenzione davvero. C'è un messaggio dove chiedono: io sono una donna forte, però il mio essere forte non viene accettato dagli altri, in modo particolare dalla mia famiglia, per questo mi ritrovo sempre a dovermi scontrare con loro. Che devo fare? Le donne forti sono vittime perché vengono continuamente, e questo è proprio quello che io in realtà ammetto, volevo che venisse fuori e ne ero quasi certa. Stanno chiamando persone che sono, a detta delle altre, forti o comunque prorompenti e prevaricatrici, via dicendo, però stanno chiamando
denunciando un malessere, quindi insomma si sentono messe da parte, si sentono continuamente rimproverare, si sentono un po' quello che dice Lucrezia sostanzialmente, no? In effetti, quindi da forti è facile passare al ruolo di vittime. Lucrezia non è arrogante, è infantile. Secondo te è infantile, Camilla, visto che la conosci? Ma infantile da che punto di vista? Infantile, insomma, è un aggettivo di accezione negativa, quindi contiene un giudizio. Io mi limiterei a dare a parlare di qualcosa che si osserva senza giudicare. Infantile, ma no, ci sono. Infantile cosa vuol dire? Bisogna prima accordarci sulla definizione di infantile, dopo magari si può vedere se Lucrezia ha delle caratteristiche di quel genere. Andiamo al telefono, pronto? Sì, hanno paura di mostrare le proprie cose. Allora, ecco il confronto che hai con queste donne forti, no? Certo. È molto bello, è molto intrigante, è una cosa stupenda. Bravissimo, perché in effetti sono i caratteri un pochino più sensibili, le persone con un carattere più sensibile che poi alla fine quasi sempre per emergere o per sopravvivere o comunque per non venire schiacciate da alcune situazioni che a volte si presentano tirano fuori un pochino l'aggressività in questo modo, magari anche dal punto di vista verbale, insomma, dell'atteggiamento. Delle situazioni vissute possono tirar fuori un carattere. Assolutamente sì, perché quello che determina come poi diventiamo. Che a me è capitato di conoscere una ragazza che era debole tranquillamente, cioè si faceva mettere i piedi in testa da tutti. A un certo punto si è rotta e ha tirato fuori i cosiddetti contributi. Certo. A me è spaventato, A me è spaventato questo cambiamento perché non era più lei. Michele, grazie, grazie mille. Grazie per Vladi, buona giornata. Ciao, grazie Michele. Mille. Ciao. Come vi sarete resi conto nei giorni scorsi, durante la mattinata abbiamo sentito molte storie. Ecco, queste storie cercheremo di farle conoscere, cercheremo di affrontarle insieme in prima fila questa sera a partire dalle ore 21.30. Io vi ricordo che saremo nuovamente in diretta qui su Prima Antenna con le vostre storie, con il domandarci, ecco, dove ho sbagliato e domani continuerò a sbagliare, perché poi è quello, cara dottoressa, sì. Camilla, quando uno sbaglia poi che fa? Ricommette gli stessi errori? Solitamente sì, se non ci pensa, se non fa qualcosa per cambiare, sì assolutamente, e probabilmente lo farà per tutta la vita, però c'è la possibilità di cambiare, si può davvero, basta mettersi in discussione, eventualmente farsi aiutare o confrontarsi con gli altri. Si può davvero cambiare, anche perché poi chi sbaglia sta male, quindi ne vale certo. Sempre la pena. Certo. Allora, grazie Camilla Scalco, grazie Vladi.